Allora sentiamo la dottoressa Francesca Giordano, counselor della rete della Fondazione Cuore con la Voce, proprio su counseling della coppia e gravidanza patologica. Non si può
ridurre solo a una generica attitudine all'empatia o alla buona comunicazione con l'altro, come spesso succede. Comunicazione con l'altro, peraltro, dovrebbe essere sempre garantita nella relazione durante il paziente, dal medico, come tutte le altre figure che lavorano intorno alla mamma, alla coppia, in questo caso, infermiere, ostetrica, chirurghi, fisioterapisti. Il counseling è qualcosa di più, perché oltre a presupporre alcuni elementi di psicologia, soprattutto l'orientamento umanistico, fornisce alcune competenze fondamentali su un insieme di strumenti. E poi struttura questa comunicazione attraverso una tecnica che si fonda su domande, su parafrasi, su silenzi, su pause. Quindi questa è la prima diversità da un altro, da qualsiasi altro tipo di comunicazione anche efficace che intercorre durante il paziente. Poi c'è da dire anche questo, che non è quella del caso di una comunicazione estemporanea o una tantum o residuale rispetto ai contenuti clinici della comunicazione. Pensiamo come può accadere un ottimo momento di comunicazione efficace che ci può essere, per esempio, al momento della comunicazione di una diagnosi. Il caso di presuppone un percorso, anche se generalmente molto più lungo, mirato espressamente a supportare la persona attraverso un colloquio che perde sugli aspetti non clinici, ma umani. È proprio uno spazio dedicato a questo, interamente dedicato a questo. Personali, per attraversare una precisa problematica o affrontare una sfida che si pone davanti alla persona come un ostacolo che da solo sembra insormontabile. Ovviamente il counseling però è anche molto diverso dal supporto psicologico, sia in quanto agli obiettivi che in quanto a strumenti a disposizione e soprattutto in quanto a destinatari. Il counselor infatti non lavora sull'inconscio, ma sul livello di consapevolezza, non lavora sul passato, ma si limita a guardare al presente, non va tanto a indagare le cause quanto piuttosto punta a invertire le conseguenze, mirando ad un cambiamento dallo stato di malessere attuale descritto dalla persona allo stato desiderato di benessere, di trovare equilibrio, di serenità che la persona dice di voler raggiungere. E soprattutto, differenza fondamentale, il counseling non interviene in nessun caso quando ci sono delle psicopatologie o dei disturbi psicotici, ma si limita ad aiutare le persone in passaggi fisiologicamente difficili, potremmo dire così, della vita. E nel caso in cui si renda conto che c'è quest'altro tipo di problematica, invia immediatamente al professionista competente. Fatte queste due premesse, dovrei ora parlarvi proprio, come mi è stato chiesto, della mia esperienza con il counselor nella fondazione Il Cuore di una Goccia. Fare counseling nella fondazione presenta infatti degli aspetti molto peculiari, vorrei unire con voi tre apprendimenti che possono fare la differenza in qualche modo di interpretare questo ruolo. Sintetizzo così: essere counselor nella fondazione ti insegna a vivere il counseling come una chiamata, un servizio e un privilegio. Una chiamata. Come vedo ciascuno di noi nella propria vita e nella propria professione, certamente con tutti coloro che collaborano con la fondazione Il Cuore di una Goccia, all'origine c'è sempre una chiamata interiore a mettersi a servizio dell'umanità sofferente, in questo caso a favore della vita. E c'è una risposta libera a questa chiamata, ponderata, che matura nel cuore, da cui può sbocciare il nostro sì. I tedeschi parlano, parlando del lavoro, no? Insomma, questo termine Beruf, che sta per professione ma anche per vocazione. Quindi anche parlando, diciamo così, non in termini spirituali, ma laici, questa vocazione professionale che sta un po' alla base di tutte le professioni che si occupano di cura. Spesso però ci candidiamo a fare tante cose, tanti impegni, tante attività, in
nessuno ci sta chiamando a fare. Io con la fondazione ho avuto il problema contrario. Il Signore chiamava e io non rispondevo. Ci ho impiegato un po' di tempo a rispondere all'invito e per dire sì. Perché diciamo la verità, non pensavo di avere proprio niente a che vedere con la fondazione. Premetto che insieme a mio marito ho conosciuto il fondatore, il professor Mauro Luisa e Angela, immediatamente, credo proprio immediatamente prima della nascita della fondazione. Ci fu subito una grande sintonia spirituale, tante cose in comune, Padre Dio, Madre Teresa, Matteo, la Madonna, la preghiera, quindi grande sintonia spirituale e anche una grande stima sul piano sociale. Ricordo che Piero fece subito un'intervista al professor Noia sul suo operato, a favore delle riconoscenti, sulle terapie fetali, ma sinceramente non credevo proprio che l'attività della fondazione potesse toccare direttamente. Capivo che era la loro missione, la ammiravo, ma non credevo che potesse in qualche maniera riguardare anche noi. La prima volta che il professore ci parlò a cena della fondazione mostrandoci lo statuto, ricordo passare il foglio a Piero, come dire, non mi riguarda. Eppure avrei dovuto comprendere perché il tema della vita nascente mi era molto caro, aveva toccato la mia esistenza almeno tre momenti forti. Dopo la mia conversione, immediatamente dopo la mia conversione a 14 anni, avevo fatto la prima esperienza di evangelizzazione andando a parlare nei classi di tutta la mia scuola, ai diciottenni, proprio in difesa della vita. Era infatti il periodo del referendum sull'aborto. In occasione poi delle mie due gravidanze avevo scritto un testo teatrale che si chiamava Il grembo di una donna, che avevo messo a disposizione per la nascita delle tacche del cordone umbilicale, di cui anche prima il professor Noia ci parlava a Roma, e era il giorno della sofferenza di San Giovanni Rotondo, per la cura dei bambini da Cerci. E infine, personalmente, successivamente, insegnando bioetica nei corsi di laurea breve di medicina della Sapienza, ho approfondito proprio il tema della fecondazione assistita e mi ero spesa molto per evidenziare i profili critici della legge 40. Eppure non vedevo questo nesso della fondazione. Non pensavo ancora minimamente che la fondazione mi dovesse coinvolgere. Un giorno Angela mi parlò delle famiglie Cireneo. Le mie coppie mi spiegava che pur non avendo vissuto l'esperienza della gravidanza patologica nella fondazione, sostenevano le coppie che invece erano passate attraverso, stavano passando attraverso questa grande sofferenza. Sembrò una gran bella cosa, ma non per me. Proprio come il Cineo e il Vangelo, io recalcitravo l'idea di farmi coinvolgere. In fondo dicevo, ma che c'entro io? Questa non è la mia croce. Come potrei io immedesimarmi, amare queste coppie che portano un vissuto così denso, così diverso, così difficile, così duro? Come potevo entrare in empatia con loro e anche loro con me? Un giorno però, credo che fosse il 2017, ancora non c'era la rete del psicologo, telefonai ad Angela per chiedere un consiglio che non c'entrava molto con la fondazione, almeno questo credevo io. Infatti la chiamavo solo per dirle che mi sentivo spinta a frequentare un corso biennale di counseling cristiano. Il desiderio era nato in me, vedendo che con il passare degli anni tante persone si rivolgevano a noi per un aiuto basato sull'ascolto, e prima i figli, poi le ragazze dei figli, poi gli amici dei figli, poi i colleghi, soprattutto tante coppie di amici. Coppie ferite, coppie in crisi, coppie da accompagnare al rinnovamento, coppie da preparare al matrimonio, coppie con problemi, grossi dei figli adolescenti, coppie che volevano insegnare a cominciare a pregare e ci chiedevano di farlo insieme. A un certo punto erano diventati così tanti che io mi facevo il scrupolo di seguirli nel modo corretto. Quindi pensavo soprattutto di acquisire qualche strumento in più con il counseling per l'accompagnamento di queste persone che arrivavano intorno. Ancora non pensavo alla fondazione. Ma Angela condivide subito questo mio desiderio di formazione alla missione per la vita nascente, incoraggiò a fare il corso e mi parlò dell'importanza di aiutare anche le coppie della fondazione nell'elaborazione del lutto per la perdita del figlio. Realizzai solo mettendo giù il telefono. E quel giorno era proprio la giornata mondiale del lutto del Natale e compresi che il Signore aveva trovato un modo per aiutarmi.
definitivamente alla causa della fondazione. Iniziò così questa avventura, per 2 anni, 3 giorni a settimana, uscivo dal lavoro alle 4, andavo a frequentare questo corso presso la facoltà pontificia del Teresiano, e questa è stata la mia chiamata al counseling di coppia anche per le gravidanze patologiche. Secondo punto, il servizio. Il counseling come servizio. Ecco, dalla teoria poi si passa alla pratica. Dal diploma è trascorso ancora un po' di tempo, intanto è nata la rete del psicologo della fondazione, e un giorno Angela mi ha chiamato per chiedermi se potevo prendere il carico come counseling per una coppia per l'elaborazione di un lutto per il Natale, proprio come abbiamo sentito, insieme a Piero. Abbiamo cominciato così questo piccolo servizio e ho compreso che fare counseling nella fondazione ti insegna a svolgere un particolare tipo di servizio, un modo specifico di operare. Anzitutto è un servizio personalizzato che guarda alla specificità della persona. Come ci sono gli specialisti per il corpo, la fondazione cerca anche di personalizzare il supporto psicologico, scegliendo per ogni coppia la persona più giusta per questo servizio. C'è un approfondito processo di discernimento, di valutazione, che precede la scelta, o meglio la proposta, alla coppia della persona che li può accompagnare e supportare. La fondazione conosce le storie, le implicazioni, le situazioni, il tipo di problematica e sceglie la persona più adatta all'interno della rete per seguire quella coppia o quella mamma in difficoltà. Questo discernimento avviene nel confronto e nella preghiera. C'è tanto amore e tanta preghiera in ogni scelta della fondazione. Questo è un metodo molto efficace per la coppia, ma è anche, così si trova diciamo, una situazione molto personalizzata, ma è anche molto responsabilizzante per l'operatore, anche per il cancer in questo caso, che sa di inserirsi in un percorso così pensato, così personalizzato, così sacro. La seconda caratteristica di questo servizio è un servizio integrato, come si è detto molte volte, no? È integrato col braccio scientifico e col braccio familiare, e quindi il cancer in qualche modo può suscitare quel coping relazionale di cui parlava il professor Cantelli, cioè suscitare la coppia questa resistenza all'isolamento, che è una delle tentazioni più forti quando si attraversa un momento di difficoltà. E nello stesso tempo, ecco, sull'interiorità della persona agiscono da una parte il supporto psicologico e dall'altra quello spirituale. Quindi anche qui il cancer può promuovere questo corpo spirituale, che è proprio capacità di passare, no, di sostenere la coppia in questo passaggio dal buio alla luce, che ci diceva prima anche la dottoressa De Masi, questo passaggio dalle tenebre alla luce, quel corpo spirituale. Cerco di spingere e faccio questo nesso forte che c'è tra l'aspetto, diciamo così, psicologico e l'aspetto spirituale. Vi faccio un esempio che ha fatto proprio recentemente il Papa Francesco sul lutto. Ecco, perché nell'elaborazione del lutto bisogna riconoscere per gestire sicuramente una serie di emozioni, non l'abbiamo appena sentito, per cui la tensione, la rabbia, la tristezza, la depressione, eccetera, la disperazione, no? E ora mi dico che questa è una componente emotiva, psicologica, ed è così. Ma le emozioni non governate possono trasformarsi in momenti complicati, come abbiamo sentito, in stati anche d'animo o dell'anima. Nell'ambito proprio recente del ciclo delle udienze generali del mercoledì che Papa Francesco sta dedicando ai Nunzi, lo scorso 7 febbraio ha fatto una bellissima catechesi sulla tristezza legata all'esperienza della perdita. Questa tristezza, questo lutto non elaborato, non integrato, dice il Papa, si può trasformare in una malattia dell'anima,
continua questo tipo di tristezza, gode del cullarsi in un dolore senza fine. Certi lutti protratti, afferma con forza Papa Francesco, dove una persona continua ad allargare il vuoto di chi non c'è più, non sono propri della vita dello spirito. E anche nella coppia e tutte le altre relazioni intorno, questa tendenza ha effetti devastanti. Avverte il Santo Padre, certe carezze rancorose, per cui una persona ha sempre in mente una rivendicazione che le consume dei resti della vittima, non producono in noi una vita sana e tanto meno cristiana. Rispetto a questo atteggiamento, avverte il Papa, c'è qualche cosa che deve essere guarita. Non devo fermare, ma veramente questa ultima catechesi di Papa Francesco sulla tristezza legata alla perdita avrebbe voglia di sviluppare delle riflessioni, ecco, su questo, no? Perché era veramente un'imponenza. Terza e ultima caratteristica del servizio della fondazione, un servizio efficace, un servizio personalizzato, un servizio integrato, un servizio efficace. Ecco, mi invito a dire questo, poiché il problema è sia umano che spirituale, anche il servizio di canzoni, per cui servendo sugli strumenti tecnici, può utilizzare anche un approccio più largo, più inclusivo e attento ai domande spirituali. Nell'esperienza sul campo fatta con la congregazione, molti di noi hanno verificato quanto possa essere importante ricorrere alla preghiera e al discernimento durante tutto il processo di accompagnamento. Personalmente ho constatato quanto sia efficace guidare casi a Dio nella preghiera prima ancora di conoscerli, chiedere lo Spirito Santo prima di ogni incontro, portare a Gesù nella relazione eucaristica quanto emerso da ogni colloquio, usare l'arma del rosario per sciogliere i nomi più difficili con l'aiuto di Maria, ricorrere ai tanti specialisti per alcuni problemi specifici che possono emergere. Tutto questo è molto efficace, sono tutte risorse che non si sostituiscono all'intervento tecnico in senso stretto, ma lo individuano, lo potenziano e lo aiutano. Credo che infatti più siamo informati, più siamo coscienti dell'importanza, delle competenze, delle tecniche, ma anche dei limiti di tutti gli strumenti umani. Dunque, poter guardare i limiti che sono nascosti nel cuore umano, attraverso tutto il bagaglio delle competenze acquisite, ma anche al illuminare da una sapienza che non viene da noi, ma viene dall'alto, può fornire una visione più chiara, più profonda, più vera, in tempi più rapidi, favorendo molto il passaggio di stato di cui parlavamo prima, dal buio alla luce. Per la fondazione ultimamente abbiamo seguito una coppia. Nel corso dei colloqui, con loro in 4 mesi abbiamo visto concretizzarsi proprio questo passaggio dalla morte alla vita. Abbiamo visto davanti ai nostri occhi la risurrezione, quello che dice appunto Papa Francesco al termine di questa sua riflessione sulla tristezza. Fratelli e sorelle, dobbiamo pensare che Gesù ci porta alla gioia della risurrezione. La fede scaccia la paura della risurrezione di Cristo e rimuove la tristezza come una pietra dal sepolcro. Ogni giorno del cristiano è un esercizio di resurrezione. E continua Papa Francesco, ricordando Leon che ci ha lasciato con la stupenda frase: non c'è una tristezza, non c'è che una tristezza, quella di non essere santi, che lo Spirito di Gesù risorto ci aiuti a vincere la tristezza con la santità. E concludo questo intervento arrivando al terzo punto di oggi, il privilegio. E il terzo apprendimento di fare il canzone per la formazione è il privilegio, perché qui sta veramente anche il privilegio di questa esperienza. Questa esperienza di risurrezione che mi porta a sperimentare l'accompagnamento coinvolge anche un canzone, e dando che si riceve, e aiutando a camminare che si cammina, e amando che si scopre quanto si è amati, e fare questa esperienza deriva ogni potenza di Dio nella vita delle persone, è quello che ci dà veramente la gioia, la pace, il senso di tutto anche a noi.
credo che qualcosa di simile debba essere sperimentato appunto anche in Cirenea dopo essere arrivato sulla luna con Gesù, quando ha realizzato che non era lui di aiutare il Cristo a portare la croce, fatto Gesù che stava aiutando lui, facendosi carico di tutta la sua vita, lo stava portando alla salvezza. Credo sia molto verosimile pensare che l'iniziale riluttanza di Simone di Cirene si sia trasformata facendo in qualcosa di molto diverso. Gioia viene la tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Per me, almeno, è stato così. E di questo non ringrazierò mai abbastanza il Signore e la comprensione.